Note fiscali vi è offerto da... Ehi, commercialista, hai un sogno per il tuo studio? Con Ago Zucchetti diventa realtà. Ascolta bene. Digitalizzazione? Raggiunta. Efficienza? Massima. Collaborazione? Ma è stata così facile. Intelligenza artificiale? Presente. Ago Zucchetti risponde a tutte le tue domande, tranne a una. Perché non l'hai ancora scelto? Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Radio Nostalgia presenta Note Fiscali. Note Fiscali. Ben ritornati. Questo è Note Fiscali. Io sono Andrea Secci e come al solito a quest'ora, il mercoledì mattina, al mio fianco c'è il dottor Massimiliano Lencioni. Buongiorno dottore. Buongiorno Andrea, buon rientro. Buon rientro a voi, per chi è rientrato, e buona vacanza invece chi ci sta ascoltando tramite le nostre app da qualsiasi parte del mondo, perché in tanti ci hanno scritto in questi giorni che si sono portati Radio Nostalgia in vacanza. Beati loro che sono in vacanza soprattutto, vero dottore? Mi scuso con tutti per la voce, ma stamattina alle 8:30 abbiamo già l'aria condizionata al massimo, quindi credo che potrà solo peggiorare la... Vabbè, ma qua in radio la temperatura è sempre molto bassa. Allora ripartiamo con questo secondo blocco di questa prima stagione di Note Fiscali, ringraziando ovviamente il nostro maggior sponsor Zucchetti al nostro fianco. Altre 5 puntate da vivere tutte d'un fiato. Ripartiamo da... Ripartirei dall'ansia che ha creato l'ultimo argomento, perché erano arrivate diversi messaggi sulla paura. Ricordo che avevamo parlato del software con il quale il professionista effettua, diciamo, il download di tutti i movimenti bancari sul gestionale, e qualcuno con ansia ha chiesto se attraverso quello strumento il professionista potesse in un qualche modo entrare dentro il conto corrente, gestirlo. Togliamo ansia e paure. Togliamo ansia e paure in primis, perché sia per una questione di impegni differenti, ma anche per una questione di responsabilità, il professionista non ha nessun interesse a gestire i conti correnti del cliente, perché prende solo visione delle cose che gli servono per gestire. Prende visione e importa all'interno del programma gestionale tutti quei movimenti, come avevamo già detto, che poi servono per poter fornire un servizio di aggiornamento più veloce, più capillare, e quindi contribuire a poter magari fare un'analisi di gestione un pochino più corposa per aiutare l'imprenditore a gestire la propria azienda con dati, numeri e analisi. Quindi state tranquilli, continuate a mandarci le vostre domande al nostro numero WhatsApp 338 6360 114. Note fiscali. Ancora buon mercoledì, bentornati. Questo è Note Fiscali, con me il dottor Massimiliano Lencioni. Oggi parliamo di una cosa che più o meno interessa a tutti, più o meno l'abbiamo utilizzata tutti per diversi motivi. Per esempio, se acquistate un'auto, oggi difficilmente firmate il contratto con carta e penna, si firma quasi tutto digitalmente, e questo avviene anche nel processo burocratico delle aziende. Vi porto un altro esempio: magari l'auto non l'avete acquistata, ma l'assicurazione l'avete fatta online e l'assicurazione vi ha mandato la firma digitale con un SMS. Zucchetti ha creato un prodotto proprio per queste procedure, per semplificare questa procedura a tutte le aziende che scelgono Zucchetti come software house partner per la loro quotidianità nell'azienda. Si chiama Signbook, lo conosce dottore? Sì, lo conosco il prodotto, insieme a diversi altri prodotti che si basano sostanzialmente su una firma elettronica a distanza. Come tu giustamente hai fatto presente, antesignani di questo strumento tecnologico sono state le assicurazioni. Non sapevo che lo avessero adottato anche concessionari d'auto, ma l'ho scoperto questa mattina con te. E qual è la caratteristica di questa firma elettronica a distanza? È la possibilità di andare dietro ad un processo di digitalizzazione totale dei documenti e quindi fare diventare originale il documento digitale. Questo ovviamente dà diversi benefici. In primis, la possibilità di verificare
quando è stata apposta la firma, avere un unico documento digitale, ma soprattutto avere dietro delle aziende strutturate con sistemi e algoritmi che possano verificare l'effettiva posizione della firma, andando ad evitare quindi anche tutto l'aspetto successivo di eventuali processi e cause per il disconoscimento di firma autografa, con conseguenti perizie calligrafiche e quant'altro. Dall'altra parte, sia la firma elettronica a distanza, ma per esempio anche la firma grafometrica, che è uno strumento similare, sì, permettono di avere nel documento digitale l'originale e l'unico documento a cui fare riferimento. Praticità per l'azienda e per lo studio. Sicuramente la velocità di interscambio delle informazioni, la possibilità di raggiungere con una mail e un SMS il firmatario in qualunque parte del mondo, e quindi coprire distanze che fino a poco tempo fa venivano coperte di persona. Assolutamente. E questo, devo dire, è uno dei pochi aspetti positivi che ci ha lasciato il periodo 2020-2022, cioè la possibilità di colmare distanze con strumenti tecnologici a distanza, al quale ci siamo dovuti obtorto collo, direi. Assolutamente. Abituare. Ma poi è anche un risparmio energetico in primis, il risparmio sulla carta, il risparmio sugli spostamenti, come dicevamo poco fa. E in questo Zucchetti ci investe molto, e ne abbiamo parlato anche nella penultima puntata della scorsa stagione, proprio con la digitalizzazione e con l'archiviazione digitale. Tra l'altro è un altro aspetto importante di questo strumento, perché, come abbiamo detto, nel momento in cui parliamo di originali digitali, sappiamo che quei prodotti possono essere sottoposti a conservazione digitale e quindi hanno, diciamo, una durata indefinita, perché vengono sottoposti ai processi di firma e di archiviazione di cui ci aveva parlato il dottor Camia a Lodi, e quindi diventano di fatto documenti eterni. Allo stesso tempo, se pensiamo che con un'identificazione del soggetto firmatario e quindi la corrispondenza tra il soggetto firmatario e la titolarità del numero telefonico a cui viene inviato l'SMS, la Cassazione ci dice che quel gap viene colmato e quindi si considera come FEA. E che cos'è la FEA? La FEA è firma elettronica avanzata, quindi uno strumento di firma avanzato che permette di colmare le distanze in un tempo brevissimo, ma ha la stessa identica validità legale della firma autografa. Questo, ovviamente, se lo pensiamo all'interno di un software, ha benefici enormi. Si pensi alla velocità con il quale possono essere, dal software per il professionista, inviate in firma al cliente dichiarazioni dei redditi, aspetti contrattuali, diciamo ogni documento digitale, locazioni, quindi riuscire a mettere in contatto anche per conto del cliente, non solo per il cliente. Assolutamente. Magari pensare di farlo per il cliente e un suo cliente, fare da intermediario nella gestione di questo processo di firma a distanza. E quindi oggi abbiamo scoperto un altro aspetto del suo lavoro e della digitalizzazione, che è sempre più presente anche nel suo settore. Il mio settore si da tempo sta investendo sulla digitalizzazione, grazie alla quale negli ultimi anni sono stati compiuti passi da giganti. Assolutamente. Permettendo anche di riuscire a fornire un servizio più di qualità rispetto a quello che è un servizio invece quantitativo. Si pensi che una volta le dichiarazioni dei redditi venivano stampate in molteplici copie, dovevano essere firmate in maniera autografa, consegnate all'Agenzia delle Entrate e conservate da parte sia del professionista che del cliente. Un prodotto come quello di cui abbiamo parlato oggi annulla completamente questo percorso, rende quel documento eterno, anche se abbiamo l'Agenzia delle Entrate che, per quello che riguarda, qua, da una parte parliamo di firma, dall'altra parte di conservazione, dobbiamo anche dire che i servizi che l'Agenzia delle Entrate nel tempo ci ha messo a disposizione sono nettamente migliorati, perché attraverso il cassetto fiscale del contribuente, a cui può accedere il professionista come intermediario, ma ricordiamolo anche ogni soggetto che ci ascolta, con lo SPID, con la CIE,
carta d'identità elettronica con i numerini che vengono dati nel momento del ritiro. Sì, non fate come me, quando vi arriva a casa la carta d'identità elettronica, non buttate via il pezzo di carta. Conservate il pezzo di carta, perché al suo interno trovate un codice PUC che vi serve poi per entrare tramite l'app all'interno. Ma la soluzione è rifare la fila al comune per richiedere quello che ho fatto. Immaginavo. Dottore, non mi prenda in giro. Attraverso questi strumenti. Stavo dando un consiglio agli ascoltatori. Attraverso questi strumenti l'ascoltatore può entrare nel suo cassetto fiscale personale e da lì accedere a tutta una serie di documenti, quali ad esempio le spese mediche, quale ad esempio la dichiarazione precompilata. E così anche per le imprese sul cassetto fiscale troviamo tutta la parte digitale dei dichiarativi che vengono inviati all'agenzia. Quindi un doppio servizio, un servizio di firma qualificata che va, un firma elettronica avanzata che va in conservazione digitale, e dall'altra parte il back-end dell'agenzia che archivia i nostri documenti per poi andare a fare tutte le analisi del caso. Io la ringrazio perché siamo ripartiti alla grande. Oggi vi abbiamo spiegato un altro software, Signbook, e torneremo a parlare di note fiscali e non solo anche mercoledì prossimo, ovviamente sempre qui su Radio Nostalgia. Se volete riascoltare tutte le puntate, vi consigliamo di andare su il nostro canale, su Spotify, basta cercare Radio Nostalgia e troverete questa e le altre 5 puntate di questa stagione. Vuole aggiungere qualcosa? Che l'estate ti ha fatto bene, perché sei tornato con meno domande e più propositività. Assolutamente sì. La ringrazio, dottore, mercoledì prossimo. Grazie, a presto, saluti a tutti. Note fiscali. Note fiscali. Questo programma vi è stato offerto da Ehi commercialista, hai un sogno per il tuo studio? Con Ago Zucchetti diventa realtà. Ascolta bene. Digitalizzazione? Raggiunta. Efficienza? Massima. Collaborazione? Ma è stata così facile. Intelligenza artificiale? Presente. Ago Zucchetti risponde a tutte le tue domande, tranne a una. Perché non l'hai ancora scelto? Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita.